il compleanno di qualcuno! Sì! Ma sì, è il compleanno di qualcuno che parla tutto così con la R moscia! Sempre strano. Ma noi parliamo più strano. Oh sì, parliamo più strano! Beh! E noi non usiamo effetti. Persona che parla in modo strano, tanti auguri! Tanti auguri! Ti vogliamo bene! Tanto, tanto bene! Vabbè, dopo questa cosa, perché purtroppo siamo stupide Stiamo male. e non possiamo fare il video con le voci strane, e quindi ci siamo arrangiati di Perché nuovo. l'amico ship mi ha installato il programma sbagliato. Brutto amico ship. Ok, basta, faccio stupida. Auguri Matteo, Auguri auguri! Matteo, allora mi dicono che il 21 è il tuo compleanno. Quindi siamo qui, cioè sono qui per farti gli auguri. Ti faccio tanti 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 auguri. E posso aggiungere che sei un 98, ma un 98 fantastico, speciale. Sei un grande amico. E sei molto divertente, hai la L moscia e il tuo regalo già l'hai ricevuto, il motorino, quindi questo è il nostro e niente, e 30 trentini andavano tutti a 33 a 30 Comunque, trotterellando. vuol dire, dimentica che cosa faccio stanca e stavo studiando molto tardi. È stata una settimana bella, molto bella, e ti rivedremo se riusciamo a sopravvivere. Quindi, esatto, Lia non sceglie, non venite, ciao, tanti auguri. Ciao Matt, tanti auguri di buon compleanno, ma tanti tanti tanti, e oh mio Dio, aspetta, ecco, dai, una luce decente. No, non è vero, fa schifo. Niente, volevo farti tanti auguri di buon compleanno, e io so che non ti ricordi che noi eravamo nella stessa squadra a Durmstrang, a Raduno, ma eravamo nella stessa squadra. E niente, io spero tanto di vederci presto, cosa che accadrà quest'estate. E sì, sto parlando piano perché altrimenti mio padre mi prende per pazza, e non è il caso. Anche perché in questo momento dovrei studiare greco e sto facendo i lavori a te, quindi sei una persona molto importante, vuol dire. Vabbè, niente, sto vaneggiando. Oddio, sono vecchia, domani 19 anni. Oddio, ne sono vecchia. E vabbè. Un bacione grande, grande, e tanti auguri di buon compleanno. Compleanno Matteo! Tanti auguri! E no, per la cronaca non è il solito video di auguri. C'è qualcosa in più? O qualcuno? Vai, Michi. La risposta è molto semplice, perché per entrambi sei una persona molto speciale. E ci regali sempre tanta gioia e tanti sorrisi. E nonostante tu sia più piccolo, non devi assolutamente sentirti inferiore a noi. Che significa famiglia. Ed è per questo che ti mandiamo tanti tanti baci e un ah! Tanti auguri! Buongiorno Matteo. Allora, questo è il secondo video che provo a fare, sperando che non ci siano problemi di sorta. Perché quando avevo invitato il mio caro amico Obama a casa per fare il video della Giulia, c'è stato il problema dell'audio. Poi vabbè, la webcam si era emozionata e tante altre cose, ma
Nel tuo caso invece avevo provato ad invitare un orso, sembra un orso qualcosa lì, ma di nuovo il problema dell'audio, ergo eccomi qui, così, normale, beh normale, poi vabbè, a detta tua non tanto, ma in realtà sono normale, e ti farò degli auguri normali, ma speciali comunque, perché comunque, ho detto comunque 70 volte in una frase, e sono degli auguri potteriani, prima di tutto, e degli auguri cefalonici in secondo luogo. Non mi chiedere che cazzo significa cefalonici, no. Fra poco, ovvero a luglio, spero, ci rivedremo e... Beh sì, sarebbe stupido farti degli auguri di persona anche a luglio, ma... ti stupiresti? Io penso di no. Comunque, ok, il video è ritornato a farsi vedere. Ti faccio tantissim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 
perché tu sai. Tu sai perché. E anche Mattias e Alberto. Volevo dire, ho detto Mattia. Oh cacchio, intendevo Alberto e Mattias, non Matteo e Mattias. Scusa. Mi sto perdendo. Comunque, prima di far andare in malora anche questo video, concludo con degli auguri e ti voglio tanto 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 bene. Perché sei speciale, come me. Siamo tutti e due speciali, in quel senso speciale, ma anche in quell'altro nel tuo caso. Sei speciale perché sei una persona speciale, ma anche perché sei un po' speciale nel senso di speciale. Ciao Matteo, auguri. Molto easy, easy. Easy, easy. Allora, così sembra un cretino. Allora, tanto, i video più belli tanti sono quelli fatti a cazzo e poi... Quindi, tanti auguri. Sì, tanti, sì, auguri, tanti auguri. Tanti auguri, ovviamente, tanti auguri. Sì, ovviamente tu non ti aspetti questo video. No, no, no. Quindi per te è una sorpresa, ciao. E... Nascondo la riga della sì, testa. Sì, ma non prendi me così, brota. Sì, ma vedi che riga orrenda. La bottiglia! Capita. Niente, va bene. Comunque dovrei guardare in camera e non guardare semplicemente il pulsante del play. Vabbè, comunque. Tanti auguri. Allora. Noi stiamo cucinando dei peperoni al forno. Stiamo morendo asfissiate nell'odore di cibo. Poi rimasviglia dei peperoni. Brucia tutto. Vabbè, comunque. Allora, adesso arriva la parte tenerosa. Allora, sai? Abbiamo una cosa. Sì, 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 dobbiamo sì imparare a tirarla fuori e farla sì vedere agli altri che è importante, ecco, nella vita essere teneri. Teneri. Come ne stiamo in tanti? Comunque. Allora, sei un ragazzo molto, 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 molto sensibile. Sì, sensibile. Un po' la testa di birillo a volte con alcuni audio mi fa veramente schiattare. No, quella... Sto scherzando. Ovviamente scherziamo. E niente, sei... No, devo dirti che ho preso un paio di infarti con dei tuoi audio che partono proprio pam, così diretti. Poi giuro, la tua canzoncina Matteo Fit di Gaga Plus Minus è piaciuta tanto anche a me. Sì, bellissima. Giuro, quella era stupenda. OTP. Tu di Gaga, sei la nostra OTP. E niente. Pop TP direi. Pop TP. Cosa vuol dire? Ok, vabbè, sì. Vabbè, è rimasta vabbè fuori. E fuori di peperoni. E niente. Ho fatto gigante. Io guarda, ora coprirò il mio naso. No, tu non lo vedrai, però coprirò il mio naso con il pulsante quello per far partire il video. Ah, c'è un punto rosso. Sì. Comunque sì. No, veramente, sei una persona veramente speciale per noi, sei diventato il nostro, la nostra mascotte, veramente, sì. Mascotte, non perché sei buffo, perché... No, perché... Insomma, hai paura. A tutti i nostri lati, da cioè, quello più bambino, quello più adulto, quando servono consigli importanti, sei il nostro, nostro sempre disposto psicoterapeuta, infatti, sei disposto ad ascoltare, sei una pettegola, cioè una persona sempre aiuto degli altri, una cosa carinissima, e basta, cioè, niente, tanti auguri, sei invecchiato. Adesso sì. Sì, sì, sì. Tu dovevi prendere la moto, no? Bravo. Anche con la moto. Se fai un incidente, ben... Ciao Matteo.
volevo farti un video super fighissimo per il tuo compleanno, però non so usare gli effetti, quindi non ho fatto nulla, ho fatto questa cosa. E ti dico, finalmente sono a casa da sola, perché io mi vergogno un sacco a parlare anche al telefono, e quindi a fare un video mi sento tipo una che parla da sola, e forse sto anche parlando da sola, però vabbè, fa lo stesso. E niente, volevo farti tanti auguri, perché sai, io ti considero il mio piccolo fratellino Corvo, che sei un corvetto con me, siamo tanto carini e piccolosi. E niente, e c'è un'altra persona che voleva farti gli auguri e mi ha chiamata, però insomma siamo qua su Skype, una certa tipa che fa di cognome Germanotta. Comunque niente, siamo qui su Skype e voleva farti gli auguri. Hello, this is Lady Gaga. Happy birthday to you. Happy birthday to you. I miss you. Happy birthday to you. Tanti auguri, ma... Ciao Mattia, direi che è giunto il momento di dare tanti auguri anche a te. E ti volevo dire solo che sei una persona speciale e di non cambiare mai, perché sei perfetto così, nonostante qualcuno magari ti dica di no. Ti faccio un saluto e spero tu apprezzi questa mia opera d'arte da tasso rosso. Certo, non sarò mai come voi Corvo Nero, ma almeno ci ho provato. Ciao! Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to Matteo, happy birthday to you. Ciao, volevo farti gli auguri per il tuo compleanno, ma tanti, 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 tantissimi auguri per il tuo 16esimo compleanno, perché sono il 98. E niente, volevo solo farti gli auguri, anche se sono 98, e ricordalo, perché tu sei 98 e visto che sono 98 non ti viene bene lo stesso, anche se sono 98. Allora, amica della mia camera, ciao, sono Daniele Berotti e questa è la mia camera. Wow, tutto ciò non ha senso, però una volta avevi chiesto WhatsApp per foto della nostra camera, quindi non l'avevo mandata e quindi ti faccio un video. Ciao. Ehi, culetto bianco, non so se hai visto, ma qui ti stiamo facendo gli auguri di compleanno. Tantissimi auguri, Matteo. Le mie condizioni sono pietose, però cercherò lo stesso di fare un bel video per te. Ho scritto una cosa. Ho scritto una cosa che devo per forza leggere, perché non ho la forza fisica per memorizzare le parole, quindi buon ascolto. Sei un ragazzo Corvo Nero su cui puoi contare sempre per davvero. Sono il più piccolo, dice spesso, ma presta bene attenzione a ciò che ti ribadisco adesso. Con impegno ed ardimento tu ci affianchi sempre contento. Coi tuoi giochi di invenzioni crei sempre nuove emozioni. Spesso becchi il momento sbagliato, quindi forse per questo vieni ignorato. Ma non finirò mai di dire con affetto che sei un carissimo amico, il prediletto. Ok, come dici tu, le rime non so fare, allora preparati ad annoiarti, perché comincio a parlare. Vabbè, dopo essermi reso ridicolo con questa poesia, volevo solo... Sta bene. Volevo augurarti tantissimi auguri. E come sai bene, ti reputo un caro amico, nonostante la tua età, nonostante, cito le tue parole, tu non sia perfetto come me. E niente, cioè, come ti dico spesso, la perfezione... No, dai, basta. Via questi discorsi filosofici. E... beh, sai in gran parte tutto, perché... vabbè, mi sembra che te lo dica anche spesso. Nonostante la tua età, sei membro importantissimo del nostro gruppo. E... sicuramente nessuno di noi farebbe a meno di te. Quindi
niente. Sono orgoglioso di essere il primo Grifondoro che ti ha fatto cambiare parere sui Grifondoro, quindi spacchiamo i culi, ragazzi, lo stesso, anche se Matteo, Corvo Nero, non la pensa così. E niente, cioè, 100 di questi giorni, ci ritroveremo tra 100 anni a qualche nostra vacanza, qualche nostro raduno sicuramente, così secondo me anche tra 100 anni tu dirai: oh, sono il più giovane, sono il più piccolo, vengo ignorato. Però non è vero, perché noi tutti e io ti vogliamo un gran bene. E personalmente posso dire che sei come un fratello, e quindi niente, continua sempre così, sulla giusta direzione. E ricordati sempre che la nostra amicizia, la nostra Oana, è una cosa che ci resta dentro, nella pelle. Tantissimi auguri ancora.